Cibi del cuore, luoghi del cuore. Tu frequenti da diversi anni Napoli per il tuo insegnamento di ermeneutica leopardiana al Suor Ursula. Di questa città, quale sapore ti ha conquistato? Quale cibo metteresti in versi? Intanto ti ringrazio di farmi questa domanda perché un po' proseguo il discorso di prima. Cioè, io sono ormai 10 anni che insegno qui a Suor Ursula e quindi ci vengo tutte le settimane. E ho imparato a conoscere Napoli con il filtro del veneziano antico e trovo veramente la residenza universitaria e i quartieri spagnoli, quindi sono nei quartieri spagnoli, veramente mi sembra in certi momenti di essere ritornato a Venezia. Guardate, Venezia è una città che oggi è irriconoscibile, non è più la Venezia di 30 anni fa e di 40 anni fa, assolutamente non c'è più quella Venezia. È una Venezia appunto dove per le calli c'erano le donne che fuori cucivano, eccetera, nei campielli, lì chiacchieravano, il campiello proprio di Goldoni, insomma, esisteva, insomma, e con i panni stesi fuori, eccetera, e con gli odori dei cibi che provenivano dalle varie case, no? Che si spandevano, come dicevo. E qui io la ritrovo perfettamente nei quartieri spagnoli. Perfettamente la stessa cosa, soltanto che invece che odore di fritto c'è odore del ragù, però non è che sia cambiato, anzi è come dire un ritorno a una Venezia che oggi non c'è più e che invece nei quartieri spagnoli si è mantenuto questa usanza, questa dire, comunità, no? Comunità urbana che si svolge senza l'automobile, si svolge all'interno di un piccolo spazio condiviso dalle famiglie che vivono questi spazi in maniera unica. E in questo senso Napoli mi ha fatto, come dire, rivedere, mi ha fatto ritornare alla memoria una quantità enorme anche adesso, quando torno dall'università, eccetera, mi sembra però veramente in certi momenti di essere nella Venezia di allora.